ascolta, c'è qualcosa che è un rumore, anzi meglio un suono. Musica e parole delle cose che sono un gioco ma sono anche un dono. È una radio facile, gentile, dice cose e ci pensa su. È una radio agile, cordiale, il suo nome è Radio Mu. Radio Mu, pensaci tu. Che bella inquadratura, guardate quanto è bella. Il trucco l'hai fatto? L'hai fatto? Allora, questa è Radio Mu, sesta puntata, non quinta, sesta puntata. Sesta, che poi ci riprendono. Esatto. Ci dicono, ma questa era la quinta. Allora, che cos'è Radio Mu? Forse è il caso di ripeterlo. Radio Mu, me. Una videoradio fatta di tantissime cose, musica, canzoni, suoni, colori, eccetera, che passa attraverso i social, quindi tutto quello che sono Instagram. E a chi parliamo? Parliamo ai bambini grandi e ai grandi bambini. E piccoli, piccoli piccoli, a tutti, insomma, a tutto il mondo. No, vabbè, a quelli che piacciono a noi. Oggi ci sentiamo artisti, ci sentiamo pittori. Sì, lo vedo. Allora, ci sentiamo pittori. Tutta la puntata sarà dedicata all'arte, ai bambini. Avremo parecchie interviste. Iniziamo? Allora, da che cosa iniziamo? Tantissime cose. Iniziamo con un'intervista molto interessante. Sì, iniziamo con un'intervista ad Albania, che è un'educatrice di uno spazio che si chiama Spazio Arte Educazione, che c'è qui a Milano, organizzato in collaborazione con alcune associazioni, con il Comune di Milano, insomma, eccetera. C'è stato un convegno dal titolo proprio Arte come Educazione, a cui ho partecipato e ho registrato appunto Albania, che ci spiega come lavora con i ragazzi, parlerà di collage e di tante cose. Molto bene. Poi avremo un'altra simpaticissima amica, sì, che si chiama Giulia Mombelli. Bravo, Giulia Mombelli. Brocco un nome e mi danno l'osca. No, vabbè, non era facile. No, comunque. Guarda che è il pittura. Giulia Mombelli è una storica dell'arte, sì, che si occupa di arte naturalmente e di bambini, per cui ha un'associazione insieme ad altre simpaticissime ragazze storiche dell'arte che si chiama WAM Tour. Comunque loro organizzano visite guidate a Milano fuori dai soliti percorsi nei musei, nei luoghi d'arte, di cultura della nostra città, ma anche fuori città. E Caterina è una bimba fantastica, dotata, ed è pittrice, ci fa vedere il suo portfolio, sì, con tutti i suoi quadri. Esatto, il suo portfolio, il suo book, insomma, ci fa vedere i suoi piccoli disegni. Bello. Poi c'è il vero pittore che abbiamo qui con noi, eccolo qua, che anche lui ci farà vedere come si disegna un personaggio. Facciamo un personaggio al volo, così fermo a vedere come nasce un disegno, un personaggio. Ma seguendo te loro possono anche dipingere. Ma io darò delle regole di base, okay, si fa un tondo. Io sì, fino lì ci arrivo anch'io. Va bene, e poi non poteva mancare una canzone. Dulcis in fondo, una last canzone. But not least, una canzone. Cognomo? Pittore. Eccolo qua, non sei tu, ma è Andrea Tessadori, che noi salutiamo e ringraziamo. Perfetto. Ci vediamo allora alla fine della puntata. Noi non interveniamo più. Ok, mi chiamo Alvania e sono educatrice di arte, sono artista plastica, lavoro in arte educazione, che è un posto dove si svolge tutta l'applicazione artistica in tutte le, diciamo, tendenze artistici, e in questo momento è l'unità artistica che si svolge dentro di questo spazio. Abbiamo fatto il collage, che è una tecnica anche conosciamo tutti, no? Che usiamo da quando siamo piccoli. Qui è stata proposta come una maniera di, perché i ragazzi potessero buttare fuori tutti i sentimenti che avevano dentro attraverso l'identificazione delle immagini. È una tecnica molto adatta perché loro, vedendo queste immagini, stimolano anche certi sentimenti che portano dentro di sé e poi vanno a comporre lo spazio in funzione di come vogliono proiettare questo sentimento. E hanno uscito fuori queste opere d'arte portate in una tecnica di collage. Che età avevano i ragazzi? I ragazzi vanno tra 11 e 14 anni. E loro si mettono tutti insieme intorno al tavolo parlando
anche di quello che stanno facendo e provando delle idee diverse, anche facendosi domande fra loro per poter portare avanti questo lavoro. I ragazzi non hanno realizzato solo i collage, ma anche tutto quello che c'è attorno al collage. Sì, loro hanno realizzato tutto, anche la cornice, no? Imparando anche in questo punto certe tecniche che sì, a volte nell'arte si può prescindere da quelle cose, a volte comunque si rientrano nell'arte, rientrano negli aspetti di arte. Loro sì, poi lo hanno dipinto in funzione a come loro pensavano che andava meglio intorno al suo collage. Avete dei titoli per queste opere? Sì, ognuno di loro su una foglia, in una maniera molto poetica, ha fatto il titolo, ha messo il nome a quello che hanno espresso nel collage. Quello che ti è piaciuto di più? Realmente io, come le sono vissute tutte, per tutte mi sono proprio lo stesso sentimento. Mi piacciono tutti perché ognuno di questi collage anche rivela un aspetto mio, no? Mi identifico nella sua felicità, nella sua maniera di amare, nella sua maniera anche di chiedersi certe cose confronto alla vita. Allora un favorito non le ho perché sarei difficile. Come titolo dico anche. Neanche come titolo, neanche perché tutto. Conosco come loro hanno trasmesso il sentimento, allora riesco a innamorarmi di tutto quello che fanno. Sono Giulia di One Tours, sono una storica dell'arte e una guida turistica. Insieme ad altre tre colleghe, amiche e guide abbiamo creato questa piccola società per esplorare Milano fuori dai soliti percorsi. Insieme abbiamo creato questo librino che è il piccolo passaporto di Milano. È una guida della città dedicata ai bambini e alle famiglie per esplorare sia i monumenti più famosi come il Duomo e il Castello Sforzesco, sia per andare alla ricerca delle curiosità e dei quartieri più insoliti, per esempio il quartiere delle favole oppure il quartiere di Isola con la street art. Ogni bambino potrà compilare il piccolo libricino e ogni quartiere esplorato gli farà guadagnare un piccolo timbro, che è uno sticker venduto insieme al librino, per timbrare il passaporto. E quindi ogni bambino potrà raccogliere tutti i timbri del nostro passaporto. Lo vendiamo sul nostro sito che è www.onetours.com. Abbiamo anche la pagina Facebook e il profilo Instagram. E si potrà comprare il piccolo passaporto di Milano insieme alle attività da svolgere con noi oppure usarlo per visitare la città con la propria famiglia. Grazie a tutti! Questo è uno dei miei disegni più vecchi di quando avevo più o meno 3 o 4 anni. Probabilmente stavo aspettando il Natale, un po' in questo periodo quindi, e ero emozionato e ho voluto disegnarlo. Poi questo l'ho fatto così per... non lo so, cioè, non me lo ricordo, però comunque raffigura me e la mia famiglia. Mm-hmm. Senti, quando dipingi tu, Caterina? Dipingo quando, a volte, quando non so che cosa fare, oppure anche quando voglio, mm-hmm. Insomma. Senti, questo qui invece è fatto con un'altra tecnica, eri più grande qui, un pochino sì. Più grande. Qui avrò avuto 5 o 6 o 7 anni e ho raffigurato un cuore per la mia zia con gli acquerelli. E quindi un'altra tecnica. Senti, invece questo mi interessa molto perché ci stai facendo vedere il tuo book adesso, no? Il tuo album di disegni. Che cos'è questo? Facci vedere bene. Qui ho fatto una natura morta di un vaso di lavanda. Eccolo qua, è questo vaso che è copiato, una copia dal vero allora. Sì. Copia dal vero di un vaso e tu hai aggiunto della lavanda. Sì, no, c'era già dentro. Uh-huh. Adesso non c'è più però, ed è molto bello, è diverso da quello, sì. È più colorato. Ho voluto colorarlo in un modo diverso. Uh-huh. Qui ho fatto una brutta copia del regalo per Gino di compleanno. E Gino è il tuo amico? No. One, two, one, two.
bassa padana viveva. Eabu, ea, eabu. Un ognomo pittor che nuotar non sapeva. Eabu, ea, eabu. Ed è così che lui viveva. S'alzava la mattina e dopo dipingeva. Ed è così che si innamorò. Un giorno che sciacquava i suoi pennelli nel Po. Di Lella la sirena lui si innamorò. Di Lella la sirena che nuotava nel Po. E una barca cominciò a costruire. Ea bum, ea ea bum. A portarlo da Lella doveva servire. Ea bum, ea ea bum. E fu così che costruì una barca di carta per portarlo fin lì. E fu così che la battezzò Sirena la barca sul Po. Ma in mezzo al fiume lei si inabissò. La barca affondava, lo gnomo gridò. Aiuto! Lella stava su di uno scoglio. Ea bum, ea ea bum. Sirena la barca ormai era un foglio. Ea bum, ea ea bum. Da quando in qua gli disse un bruco: i fogli di carta chiedono aiuto. Da quando in qua il bruco diceva: gli gnomi pittori fanno il bagno di sera. Per merito di un bruco Lella lo salvò. Un bacio, un altro ancora e l'amore sbocciò. Siamo arrivati ai saluti finali. Questa mucca mi confonde. Hai visto? È una mucca disturbatrice. Guarda lì, va, viene, passa. Guarda che ti pitturo, Guarda che ti pitturo. È un gatto. No, è vero, guarda la mucca. Ricordiamo, la radio. Vabbè, siamo arrivati alla fine, grazie di averci Noi ci siamo divertiti, noi non tantissimo. So voi, scriveteci, è il mio pallino. E mandateci anche dei quadri eventualmente, che li mettiamo qui in Radio Mu. Bene, alla prossima puntata di Radio Mu fra una settimana, un grande bacione da Gio, Daniela e la Mu. E la Mu. No, volevo dire di iscriversi su YouTube. Iscrivetevi anche delle lettere che poi vi rispondete da soli. Ciao. Pensaci tu, veramente.